Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. E siamo arrivati al nono episodio del commento della serie di Il Generatore a Fallout Story. Per quelli che sono arrivati nuovi nell'ultimo periodo, vi ricordo che questa non è la serie, questo è solo il commento tecnico a quello che si è visto succedere nelle puntate del gameplay. Se dovete ancora recuperare il gameplay, ve lo lascio qua sopra, andate a vedere quello e poi tornate qui. Detto questo, questa settimana andremo a vedere in realtà un sacco di casi in cui il master non deve fare molta interazione col party, anzi avremo in realtà per coincidenza una serie di scene in cui il master deve farsi da parte e lasciare che i giocatori controllino la vicenda. E parleremo sia di distribuzione del tesoro che di piani d'attacco. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come sarà l'inizio della fine della storia. Un di fusione. Quella mi dispiace, ma non c'è più. Cosa? La pistola laser più uno, ve lo può dire Jack mentre si aggiusta il cappello con la sua pistola laser più uno. Nello scorso episodio abbiamo visto il combattimento con i predoni al secondo piano, quindi iniziamo questa settimana con la distribuzione del loot che è stato droppato, se vogliamo dirla in termini videoludici. Ovviamente l'incontro era già preparato e io, tra le statistiche dell'incontro che mi hanno preparato, mi ero preparato anche un elenco di tutti gli oggetti che i giocatori avrebbero potuto trovare addosso ai predoni. Ora, dato che il combattimento era finito, non c'era fretta, non c'erano motivi per spingere i giocatori, mi sono semplicemente limitato a dare l'intera lista degli oggetti ai giocatori e lasciare poi che loro se la litigassero. Se qualcuno di voi si è messo a fare i conti, probabilmente avrà notato che questo incontro ha dato molto più tesoro di quello che sarebbe normale per un incontro di questa difficoltà. Ed è una cosa voluta, perché questo incontro conteneva anche tutta quella parte di tesoro in eccesso che normalmente viene data alla sconfitta del boss finale del dungeon. Questo perché questa è comunque un'avventura autoconclusiva. Quindi, per quanto la tradizione voglia che il grosso del tesoro arrivi con la sconfitta del boss, in questo caso avrebbe avuto poco senso dare ai giocatori nuovi oggetti, nuove armi, nuove abilità che poi non avrebbero mai potuto utilizzare perché la quest finiva. Sarebbe sembrata una presa per i fondelli. Che gusto c'è nel trovare una spada magica se poi non puoi spaccarla in faccia a qualcuno? Ne abbiamo già parlato qualche anno fa nei video del ciclo del tesoro, però per dirla in maniera molto semplice, per quanto la tradizione voglia che il tesoro in fondo al dungeon, questo non deve essere qualcosa che viene fatto in maniera dogmatica e pedissequa. Riflettete su quale sia il momento migliore nella quest che state scrivendo in quel momento per dare nuova roba ai giocatori, e quello è il punto in cui deve essere inserito il tesoro. In questo caso è stato il penultimo combattimento. Ah, perdona pesante, più 7 più 5 più 0, destrezza massima 0, penalità meno 7. E tra l'altro velocità di 6 metri. Sì, no, beh, la velocità come quella mia è che si guadagnava solo un punto nella balistica, quindi non ne voleva la pena. Quindi quello che ha di... vabbè, ma non credo, rispetto alla tua questa è chiodata. Vabbè, per fare danni quando mi attaccano, tipo... Beh, faresti due danni in più se ricombatti a pugni. No, no, che ci dri, devo combattere coi pugni per lo stile, mica verità. E qui vediamo i giocatori che discutono tra di loro come meglio dividersi gli oggetti. Ovviamente questa è una cosa interna al party e io come master sono stato zitto e non sono andato a dirgli niente. Loro devono organizzare la loro strategia e distribuirsi le risorse come loro ritengono meglio. Ovviamente però come master non è che potete semplicemente disinteressarvi alla faccenda.
dovete comunque seguire il dialogo perché i giocatori potrebbero avere domande sugli oggetti per voi, su specifiche regole, su specifiche abilità, soprattutto in un caso come questo in cui praticamente tutti gli oggetti sono custom. L'abbiamo già visto il mese scorso in un video apposta, ma detta semplice, non potete aspettarvi che se andate a inserire modifiche alle regole, aggiungete qualcosa, tutto scorra perfettamente liscio. Anzi, al contrario, se sapete che state giocando con del materiale modificato, dovete fare estremamente attenzione, anche perché magari potrebbero esserci dei piccoli dettagli che voi avete sbagliato e che i giocatori potrebbero farvi notare proprio in casi come questo. Perché se Una cosa io... sola, butto un occhio fuori dalla finestra che c'è al nostro piano. E io speravo che nessuno se lo ricordasse. In realtà è una settimana che ci penso. Il finestrone è stato messo lì per due motivi. Il primo e il più diretto è quello per inserire in maniera mimetica in quest lo scorrere del tempo. Quando i giocatori sono arrivati al generatore, era notte e quando hanno combattuto contro gli scarafaggi nel primo atto della quest, la stanza era al buio. Adesso però sta albeggiando, quindi la stanza è illuminata durante il combattimento. Dato che qua usavamo una mappa interattiva, a me è bastato semplicemente regolare il livello di illuminazione. Se steste giocando in maniera più tradizionale, ovviamente questo sarebbe un elemento che avreste dovuto inserire nella descrizione della scena. Il secondo motivo, però, era proprio quello di dare la possibilità ai giocatori di vedere il pulmino parcheggiato nel parcheggio sotto e quindi cercare di recuperare più informazioni sui loro nemici, cosa che i giocatori hanno colto immediatamente. E anzi, poi anche grazie a dei buoni tiri del loro ladro, sono riusciti a sapere perlomeno qual è il numero delle persone che stanno per affrontare. Io mi appoggio spalle al muro e arrivo tra gesta e dico: ma quanto ci mette a tornare quell'urido? Io tengo bloccato l'ascensore funzionante in modo che non vada via da qua se qualcuno lo chiama. Sai che il don c'è sui tempi. Ok. Grazie per tirare privatamente i dadi, Master. Giusto per metterci un po' di inquilino. Sentite, mi era venuto in mente Gianni, che è quello più vicino alle scale, dei rumori venire da sotto. Il party si è separato, è il momento di mettergli molta pressione addosso. Ho fatto un tiro di stealth per i nemici, un tiro coperto che tra l'altro i giocatori hanno potuto vedere che c'era, ma non hanno potuto vedere il risultato ridicolmente basso. Questo però mi ha permesso di dire ai giocatori che sentono dei rumori e effettivamente questo ha funzionato. I giocatori infatti che si erano un po' rilassati tra pausa tra una sessione e l'altra, distribuzione del tesoro, si sono subito ripresi e hanno cominciato a pianificare la loro prossima mossa. Diciamo che di per sé l'informazione che sentono dei rumori era anche totalmente superflua. Loro, sapendo il numero dei nemici che dovevano affrontare, avrebbero potuto semplicemente sottrarre quelli già ammazzati e capire che c'era ancora gente. E dato che non erano né da una parte né dall'altra del palazzo, l'unico posto dove potevano essere era nella stanza sotto di loro. Questa però è una di tutte quelle cose che vengono inserite non per dare effettivamente informazioni ai giocatori, ma solo per mantenere il mood che si vuole generare. In questo caso stiamo nella parte finale della quest, sta per arrivare il boss finale. Quindi i giocatori devono essere pressati. In un'altra occasione avrebbe ovviamente potuto essere qualcos'altro. Insomma, in tutti i casi, se loro sono dentro e noi facciamo il giro da fuori, dopo, anche se decidiamo di aprire il fuoco, apriamo il fuoco mentre ci avviamo verso il loro pulmino. Questa teoria ci dà un Sì. vantaggio. Mettere pressione e basta, però non sarebbe servito se il dungeon non fosse stato pensato per avere molteplici vie d'accesso e molteplici vie d'uscita. Se i giocatori avrebbero semplicemente potuto prendere un solo corridoio verso l'esterno, diciamo che pianificare non sarebbe più stato divertente a quel punto?
Ovviamente il dungeon è stato pensato per essere anche divertente, non solo verosimile per i giocatori, e quindi aveva più stanze, loro hanno potuto andare sopra, loro hanno potuto guardare la finestra, tecnicamente avevano due scale che li portavano sotto, loro hanno scelto di calarsi con una corda dal tetto. Ottimo, queste sono tutte cose che rendono più entusiasmanti l'avventura per loro. Più o meno il pulmino dovrebbe stare a ste parti, giusto? Sì, una trentina di caselle prima. Che è un momento di realizzazione quando tu vedi un predone attraverso la porta aperta e un predone vede te. Perfetto, proprio preciso come cosa. Very well. Il piano era buono, purtroppo la sua realizzazione ha lasciato un po' a desiderare. Questo è l'inizio dell'ultimo combattimento di questa quest, che tra l'altro è caratterizzato dal fatto che i giocatori non possono vedere per la maggior parte del combattimento le mosse dei PNG, cosa che invece voi da casa potete vedere e quindi sapete quale trappola sta per scattare in faccia ai giocatori. I giocatori che adesso ci stanno vedendo e commenteranno qui sotto di sicuro adesso lo sanno, però possono vedersi per la prima volta che cosa stava succedendo realmente. Però questa settimana noi finiamo qui, il combattimento finale lo vedremo poi nelle prossime settimane. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete tutto nell'area dei commenti qui sotto e scrivetemi anche cosa voi avreste fatto per uscire dal palazzo. La loro idea di cercare di evitare il combattimento è stata buona, ma parleremo la prossima volta di perché ha fallito. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche, se volete partecipare con il resto della community in descrizione trovate i link al gruppo Telegram e al server Discord, io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.